Un salutissimo agli amici di Mitico Snake. Allora ragazzi, in questo video voglio parlarvi dell'upgrade della mia attrezzatura fotografica. Purtroppo è un upgrade non voluto da me, ma a causa di un furto che ho subito durante il lavoro ho dovuto ricomprare parte dell'attrezzatura. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere ed iniziamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, rieccoci qua, la sigla è finita e iniziamo subito dal dispositivo che mi sta riprendendo in questo momento, ovvero la fotocamera, la mia compatta Canon con il modello PowerShot SX730HS, una fotocamera che porta le stesse caratteristiche della vecchia Nikon Coolpix B500 ma con alcuni valori aggiunti. Uno dei primi è sicuramente la batteria proprietaria, che non solo mi consente di ricaricarla nella sua dock dedicata, ma la posso ricaricare anche all'interno della fotocamera dove, come e quando voglio, attraverso la connessione micro USB. Un altro valore aggiunto di questa fotocamera è sicuramente questo display reclinabile, che rispetto alla mia vecchia Nikon Coolpix B500, là dove utilizzavo cavette e display esterni, grazie a questo display che ruota in modalità selfie mi consente di vedere tutto ciò che sta inquadrando la fotocamera in quel momento. Ma andando avanti troviamo un altro dispositivo di videoripresa che mi è arrivato qualche settimana fa a distanza di questo video, quindi mi è arrivato la settimana scorsa, domenica scorsa, quindi ho fatto anche un unboxing della Apeman 4K, quindi una action cam che è in grado di riprodurre video fino a 4K, ma grazie alla sua connessione wireless con il mio smartphone posso tenere sotto controllo tutti quei settaggi prima di utilizzarla, accedere alla galleria remota, avviare o fermare una registrazione video, a scattare una foto, ma la cosa importante è che mi consente di accedere a tutte quelle impostazioni della fotocamera ed applicare alcuni settaggi prima di utilizzarla. Un altro dispositivo che fa parte del mio corredo fotografico è lo stabilizzatore della Zhiyun con il modello Crane M2, uno stabilizzatore che porta con sé due valori aggiunti che a me piacciono tanto, che il primo è quello là che all'interno della confezione troviamo un piccolo treppiede che ci consente di montarla alla base e di stabilizzare in qualsiasi dispositivo il più diritto possibile. Un altro valore aggiunto di questo stabilizzatore è sicuramente quel piccolo display monocromatico che ci consente di accedere al menu e di applicare alcuni settaggi. Quindi con questo stabilizzatore addirittura io posso stabilizzare tre diversi tipi di dispositivi, ovvero una fotocamera, uno smartphone e anche una action cam. Ma dato che i video non sono mai da soli e ai video si lega anche la parte per quanto riguarda l'audio, beh, l'audio non posso che registrarlo attraverso questo mini microfono Sabrand di Lavalier, un microfono che mi consente di catturare l'audio di tutti questi video, anche questo qua, e come potete sentire anche voi, un audio ben pulito e molto chiaro sia in ambienti esterni e sia in ambienti chiusi. Ma dato che il microfono non funziona da solo, lavora in accoppiata al mio smartphone, ovvero il OnePlus 6, che mi fa da registratore vocale, ma in accoppiata al OnePlus 6 lavora l'applicazione RecForge 2 Pro, un'applicazione a pagamento da Play Store che prima di avviare una cattura audio ci consente di applicare alcuni settaggi, ma la cosa bella è che ci consente di controllare se il microfono funziona o meno, quindi un'applicazione che ne vale davvero la pena di utilizzare.
L'ultimo accessorio, ma non meno importante, è sicuramente la testa fluida. Una testa fluida che montata sulla parte superiore del treppiede mi consente di avere tutte quelle inquadrature e tutte quelle videoriprese là dove vado a mostrare prodotti davvero molto fluidi e senza alcun tipo di blocco, come capitava con il mio vecchio treppiede, quindi ci stava qualche micro scatto di troppo. Quindi grazie a questa testa fluida riesco ad avere delle videoriprese davvero in modo molto molto fluido. E la particolarità, anzi le particolarità di questa testa fluida ne sono ben due, ovvero la piastra là dove andiamo a connettere i dispositivi è in sughero, ma un altro particolare di questa piastra è che lo stringente che sta nella parte inferiore è in metallo, quindi difficilmente andrà a rompersi come quei stringenti che si trovano sui classici treppiedi in plastica che si rompono dopo un po'. Con cosa edito i miei video? Beh, non può che essere il mio computer portatile 13 pollici di Lenovo con il modello ThinkPad X230 che conoscete ormai già tutti, e lavora in accoppiata con CyberLink Power Director, un software che preferisco ai classici Sony Vegas e Adobe Premiere che per me sono molto macchinosi, ma questo qua è molto più funzionale, minimale, che mi consente di aggiungere tutti quegli effetti a fine video come iscriviti, attivare la campanella e via dicendo. Ma mi consente di lavorare anche con il chroma key se ne avessi bisogno, ma mi dà anche la possibilità di vedere tutte quelle transizioni che vedete durante i miei video. Quindi se anche voi volete provarlo non potete far altro che andare qui in basso nella descrizione attraverso il link e provare questo software. Allora ragazzi, beh, veramente adesso siamo giunti alla fine di questo video. Allora, tutti i prodotti mostrati in questo video vi lascio il link di riferimento ad Amazon qua in basso in descrizione, quindi sia della fotocamera, sia del microfono, sia dello stabilizzatore, sia dell'action cam, un po' tutti i prodotti, ma anche il link che vi consente di scaricare e provare gratuitamente CyberLink Power Director, che attualmente è arrivato alla versione 18, ma anche dell'applicazione Rec4J2 Pro disponibile per dispositivi sia Android sia iOS. Quindi qua in basso nella descrizione trovate tutti i link di riferimento. E visto che il video è finito, adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti su quale o quali dispositivi vi sono piaciuti di questo mio corredo fotografico. Quindi dai, scatenatevi e fatemi sapere la vostra. In altri casi, uno, partite già queste animazioni, e queste animazioni intendevo io che lavoro su Power Director e sono dei preset che mi sono già preimpostato sul software. Quindi al di là di questo, le animazioni vi ricordano di lasciare un like se nel caso non l'aveste fatto, se il video vi è piaciuto, quindi lasciate immediatamente questo like. E visto che vi stanno anche a ricordare altre cose, vi ricordano anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, quindi pian piano il canale sta crescendo e di questo non posso che esserne che contento. E dove esservi iscritti, cosa dovete fare? Attivare la campanella delle notifiche che vi avvisano di tutti i miei video in uscita su di questo canale, ma soprattutto condividete questo video perché aiutate moltissimo. Ragazzi, veramente fatelo perché ci tengo molto. E come al solito sono presente anche su Instagram, @MidicoSnake, ve lo ricordo l'animazione, ma trovate il link al mio canale Instagram qua in basso in descrizione. E noi, come sempre, ci vediamo qui domenica mattina con un nuovo video qui sul canale YouTube. Ciao!